Furti notturni al Simpli di Sant'Orso di Fano e al Conad di Lucrezia di Cartoceto. Il primo, messo a segno la notte scorsa, poco dopo l'una, è stato portato a termine grazie al metodo della spaccata, dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta d'ingresso con un veicolo ancora non identificato, hanno fatto irruzione. È venuto subito il titolare, la vigilanza, carabinieri, tutti quanti, perché c'era la vetrina sfondata della porta principale, quindi sono corsi tutti, anche perché l'allarme è suonato, anche il vicinato ha sentito due grossi colpi e l'allarme che è scattato. Che cosa hanno rubato? Ma hanno fatto dei grossi danni alle casse, perché hanno portato via i cassetti che sono incastrati sotto, hanno cercato di manomettere altre postazioni della cassa pensando che ci fossero altri cassetti, quindi più che altro tutta la barriera casse hanno rovinato e la vetrina principale. Siete riusciti a quantificare il danno? Diciamo, all'interno dei cassetti c'erano pochi spiccioli, non più di 1000 euro. I danni sono soprattutto materiali, sia delle vetrate, della porta automatica e delle casse che si sono comunque danneggiate. Il primo furto che i malviventi mettono a segno in questo supermercato? In questo modo così violento, sì. Poi abbiamo anche un altro, effettivamente abbiamo un furto a mano armata, nel senso che hanno... verso mezzogiorno avevano preso dei soldi minacciando le cassiere. Un altro furto a soli 20 minuti di distanza dal primo è stato messo a segno al Conad di Lucrezia di Cartoceto. Qui i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono diretti verso la cassaforte. È scattato l'allarme e a quel punto hanno deciso di interrompere l'operazione e dirigersi verso le casse. Anche in questo caso tre quelle portate via dai malviventi e in totale contenevano circa 1500 euro. Quando la vigilanza è arrivata sul posto non ha notato nulla di strano. A scoprirlo, infatti, sono stati i dipendenti nell'orario di apertura. Dalle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso si possono vedere quattro persone a volto coperto e con indossi guanti, sulle quali stanno indagando i carabinieri di Fano. Le forze dell'ordine non escludono la possibilità che possano essere stati sempre loro gli autori del colpo a Sant'Orso, ma la cosa certa è che l'auto sulla quale erano a bordo, una Renault Clio, è la stessa utilizzata per altri furti compiuti nella notte anche nel comune di Senigallia.